Ciao a tutti esari, io sono Cecilia e bentornati sul mio canale. Oggi ci ritroviamo nei meandri del fantasy italiano e andremo a parlare di uno dei primi romanzi di Francesco Dimitri, La ragazza dei miei sogni, un urban fantasy per adulti, paranormal romance a tinte dark e horror. Piccolo disclaimer, questo libro presenta scene di violenza o vietate ai minori, quindi non adatti a tutte le fasce d'età o sensibilità. Oggi sono nei panni di Sofia, la coprotagonista della storia, e abbiamo capelli corti biondi, questo era quello che passava il convento, tatuaggi serpentiformi, e poi ci sarebbero i pantaloni di pelle, la giacca di pelle e un top, ma per il top fa troppo freddo e per la giacca di pelle se la metto poi non si vedono i tatuaggi, quindi non avrebbe senso. Francesco Dimitri è nato in Puglia, ha vissuto per un periodo a Roma, ma poi si è trasferito a Londra. Ha iniziato la sua carriera da scrittore in lingua italiana scrivendo saggi e romanzi. Adesso scrive principalmente solo in inglese ed i suoi romanzi vengono tradotti in varie lingue, tra cui anche l'italiano. Ad esempio, l'ultimo che è uscito è stato tradotto in italiano con il titolo Il potere della meraviglia. Sul suo sito ho letto che ha vinto un sacco di premi e, cosa non da poco, dal suo primo romanzo è stato tratto un film omonimo. Parlando dell'ordine di lettura delle opere, io in realtà ho fatto al contrario, ho iniziato dal quarto libro e poi ho letto il terzo, il secondo e il primo per ultimo. Non mi voglio dilungare molto, ma vi consiglio di leggere il quarto, ovvero L'età sottile, per primo, e poi iniziare dal primo, quindi La ragazza dei miei sogni, e proseguire per il secondo e il terzo. Perché comunque, un po' come fa Sanderson, Dimitri usa dei personaggi che sono ricorrenti in tutti i libri. Perché comunque Dimitri intreccia storie e personaggi continuamente, anche se una storia rispetto all'altra c'entrano ben poco tra di loro. E appunto, secondo me, il quarto libro ve lo godrete molto di più se letto per primo. Piccolo appunto sul contesto di quegli anni, diciamo che è circa lo stesso contesto di Damned, link qua sopra in descrizione, ovvero non stupiamoci se troviamo delle mode un po' eccentriche per i giorni nostri. Uno dei personaggi ricorrenti è Dagon, citato per adesso in tutte le storie che ho letto. Tra tutto, penso che sia il mio personaggio preferito nell'universo di Dimitri. In realtà non si chiama davvero così, ma dice di aver scelto questo nome all'età di circa 13 anni. Stiamo parlando di un uomo di circa 30 anni che si veste e si acconcia i capelli come un punk, che suona industrial con un gruppo musicale, i Thelema Abbey, e dice di essere un mago. Piccola curiosità, Thelema Abbey vi dice qualcosa? E Aleister Crowley? Dagon ha fondato il suo gruppo musicale sulla base del nome di una villa in Sicilia, chiamata da Aleister Crowley, occultista inglese, Abbazia Thelema. Una sorta di tempio che scelsi di usare per fondare una sua comunità di adepti basata sul suo credo, la Thelema, che significa proprio desiderio o volontà. Piccola chicca, tra le prime leggi sono riportate le frasi «Fai ciò che vuoi, sarà tutta la tua legge» o «L'amore è legge, amore sotto la volontà». E proprio queste stesse leggi tradotte in inglese sono le parole che usa Dagon nelle sue canzoni. Le stesse divinità di cui si parlerà all'interno del libro sono anch'esse sempre le stesse divinità della Thelema, e sono Nuit, Adit e Rahorquit. Spero di non aver dichiarato guerra a nessuno. Tornando a noi, appunto, tutto questo libro si baserà sulla volontà e il desiderio. Il nostro protagonista, di cui non ci verrà mai rivelato il nome, sta raccontando la sua storia passo passo. Parlando dello stile di scrittura, si può vedere, mettendolo a confronto con gli altri lavori, che magari risulta un po' più acerbo. Ma se cambiamo punto di vista o aspetto, possiamo pensare che l'uomo che ci sta raccontando la storia non è uno scrittore e quindi sta facendo del suo meglio per raccontarlo un po' come avremmo fatto noi, diciamo. Ovvero, non perfettamente, ma farà il suo lavoro. Questo romanzo è horror e il fatto che fa più paura, secondo me, è il fatto che si svolge tutto interamente in un contesto reale e tangibile. Infatti noi vivremo quello che è il quotidiano nella città di Roma. La vita lavorativa, le amicizie, la famiglia del nostro protagonista, e poi si aggiungerà qualcos'altro, il paranormale. Passando ai pochi cenni di trama, il nostro protagonista è un uomo represso, non è mandato a letto con nessuno
e la ragazza che ama lo ha frenzonato da tempo. Così trova rifugio nei sogni e talvolta incubi, dove incontra tutte le notti una ragazza bellissima e bionda, fino a quando non vede una donna nel mondo reale che le assomiglia tantissimo. Appunto, Sofia. Si conoscono e si innamorano subito. Ma è possibile che Sofia sia qualcosa di diverso? Che nasconda qualcosa? O sarà tutto frutto della mente del protagonista? Ovviamente il bello da scoprire è proprio questo. Passando al lato delle religioni, nei libri di Dimitri ho trovato onnipresente questo suo rifiuto per la religione cristiana. Penso che voglia esternare il suo pensiero come forma di riflessione in cui uno dovrebbe magari porsi delle domande. Ad esempio, perché credere in qualcosa che ti limita a quello che vuoi fare o pensare, bollandolo come peccato, anche se non fai male a nessuno? Oppure, perché dovrei sentirmi in colpa se voglio esplorare nuovi orizzonti, magari nel panorama sessuale? O ancora, è sano dare così tanto potere alla religione che è in grado di limitare il nostro pensiero e il nostro sviluppo come società, magari censurandolo nelle opere? Prossimamente farò uscire dei video riguardo un libro chiamato Il Guerrier Meschino, che solo ad oggi abbiamo in edizione completa senza le censure della Chiesa. E quindi torniamo al punto di prima. Penso di aver detto tutto in modalità senza spoiler, per cui mi raccomando, tornate dopo la lettura e a fine video ci sarà l'intervista con Francesco Dimitri, quindi se volete saltare la parte spoiler ve la segnalo nella timeline. E iniziamo con la parte spoiler tra 3, 2, 1... In linea generale, nella parte spoiler volevo soffermarmi unicamente su un punto che mi ha fatto riflettere su un probabile finale alternativo. Colpo di scena, Sofia stava dando parte del suo incanto a Camille per tenerla in vita. Perché lei, essendo una parte di chi l'ha creata, e quindi del protagonista, non avrebbe mai potuto fare del male a chi lui amava. E quindi, morta lei, che la stava tenendo in vita, è morta anche la bambina. Io lì, sono sincera, sono rimasta un po' spiazzata, perché non mi aspettavo questo tipo di finale, avendo visto in precedenza il film. Spiazzata anche dal fatto che in realtà si è sacrificata da sola. Gli ha detto che se lei si sarebbe difesa, l'avrebbe ucciso. E lei non voleva farlo, per cui non si difende. In ogni caso, ci lascia con una domanda ben maggiore questo finale. Ammesso che Dagon fosse arrivato in tempo per fermarlo e che Camille non sarebbe morta, lui che avrebbe fatto? L'avrebbe lasciata vivere o l'avrebbe uccisa comunque? Voglio dire, lei non c'entra nulla con il malessere di Camille, ma ciò non toglie che ha fatto del male a tutti gli altri. Alla fine abbiamo avuto la prova che è stata lei la causa degli omicidi, perché in qualche modo doveva sopravvivere in questo mondo, rubando incanto agli altri. Una volta gli ha detto che gli avrebbe perdonato tutto, ma gli avrebbe perdonato anche questo? Sarebbe stato in grado di continuare a vivere sapendo ciò? Vorrei sapere se lui pensa magari in qualche modo gli altri meriterebbero di morire affinché loro due vivessero felici. Credo che magari sia anche questo quello che ha pensato nei 2 anni che ha passato in clinica. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Ora iniziamo la nostra intervista, che sarà composta da 5 domande. Piccola parentesi, nel caso di quest'autore ci siamo sentiti unicamente in modo telematico e quindi vi comparirà una foto e una voce a parte, che non è dell'autore. Nella prefazione di Valerio Evangelisti, in La ragazza dei miei sogni, si parla del fatto che l'horror in Italia deve ancora lottare con le unghie e con i denti per emergere in letteratura e spesso si è costretti a chiamare i generi in un altro modo, esempio noir, per non essere emarginati. Secondo me questo succede anche al fantasy, a parte i pochi noti. Quindi, quando hai scritto questo primo libro, avevi dei timori in merito o ti sentivi abbastanza sicuro? In realtà è vero un po' dappertutto, non solo in Italia. Ma no, non mi interessa troppo. Quando scrivo non penso in termini di genere, penso in termini di storia. Parlare di genere sta ad editori e librai, non a me. È una categoria che proprio non mi interessa granché. Domanda numero 2. Nei primi capitoli viene citato un ragazzo che canticchiava che Peter Pan sarebbe tornato. E più avanti vengono fatte citazioni agli altri 3 libri. Quindi, avevi un'idea chiara di come avresti scritto gli altri romanzi quando hai scritto il primo? Oppure erano solo idee che intanto hai inserito e poi hai sviluppato più avanti? Un misto di entrambi.
Nei miei libri, come nella vita, tendo a pensare molto al futuro. Mi proietto sempre 2, 5, 10, 20 anni avanti. Cerco però di evitare che queste proiezioni diventino catene e mi sforzo di adattarmi, cambiare quando cambia il mondo. Verso metà libro, il protagonista, quando assume le erbe di Dagon, inizia ad avere delle visioni. In tutto questo io me le sono fatte. È salvia del mio orto che ho raccolto e essiccato. E dovrebbe essere molto simile a quella che si vede nel film, comunque che si legge nei libri. Insomma, ho riscontrato delle scene che vedremo nei libri successivi, quali per esempio su Pan, buio quale non avevo mai conosciuto, topi che divorano le proprie interiore, un antico dio che si manifestava tra l'immondizia, oppure Alice, creature i cui corpi erano brulicare di vermi, una donna cadere in un mare di nebbia, edifici troppo grandi per essere stati innalzati da mani umane, se si riferisce alle torri di Samarcanda. O ancora l'età sottile con un giovane mago con un anello d'ossa. Ma gli altri? Anime che ritornavano insieme, un pellicano con piume insanguinate, un drago serpentiforme che sputava saliva acida sul mio volto. Non sono riuscita a collocarli io? Oppure appartengono a qualche storia che magari non è scritto? E nel caso che sia così, la scriverai? Alcune sono immagini esoteriche, con una tradizione piuttosto antica, altre no. Per quanto riguarda l'immagine delle anime che tornano insieme, aspettatevi novità molto presto. Quarta domanda. Per quanto riguarda Dagon, non viene mai detto il suo vero nome. Viene solo detto che un tempo è stato un allievo di Levi. E in Pan viene detto che ha vissuto e talvolta ucciso più mostri della sua vita di quanti tu ne abbia mai potuti sognare. Mi chiedo, esiste già qualcosa che parla della sua vita? Se no, hai mai pensato di usarlo come protagonista per un prossimo romanzo? Sì e sì. Non so se accadrà. I miei progetti attuali mi stanno portando in altre direzioni, ma c'è un'altra storia dietro Dagon e a grandi linee so qual è. La quinta domanda è ispirata al film. Ho visto il film della ragazza dei miei sogni, sei soddisfatto di come sia venuto? E che ne pensi del finale alternativo? Il finale alternativo l'ho voluto io, perché avevo problemi con quello del libro, che avevo scritto quando ero molto giovane. Per quanto riguarda il film e il suo complesso, non sono il miglior giudice. Ok, l'intervista è conclusa, è concluso anche il video. Grazie per averlo visto fino a qui, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Parte bonus, ragazzi, ho faticato un casino a fare questo perché io sono destra e questo l'ho fatto con la sinistra. Spero che lo vediate a fuoco. Dunque, secondo voi come è venuto? Sono credibili, sono carini. Probabilmente mi sono intossicato come tutti quei pittori che negli anni passati si intossicavano con la pittura che era fatta in che a contatto con la pelle lo assorbiva. Il piombo, credo. Mi sembra il piombo, però controllerò e ve lo farò sapere. Ma spero di no, comunque. Questi sono acrilici. E eccoli qua. Per la parrucca, questa in realtà è una vecchia parrucca di Misa Amane di Death Note. E infatti è lunga. Eccola qua. E è stato un parto registrare con questa cosa perché mi va sempre negli occhi e non la posso fissare perché poi si vede. E questo bonus sta durando una vita, quindi ciao!